Potrei probabilmente parlarvi a lungo del design di questo smartphone che mi è piaciuto moltissimo, anzi devo essere sincero, lo farò, ma c'è tanto altro da sapere sul nuovo OnePlus 7T. Le confezioni per la stampa di OnePlus sono sempre state molto belle, ma questa, quest'anno, è particolarmente bella. Ovviamente c'è la scritta qui, Never Settle, ma l'apertura è subito spettacolare. Guardate che genialata. Da questa linguetta alzo questo cartone con scritto OnePlus e all'interno troviamo questo, allora un piccolo panno, ma soprattutto This is the OnePlus 7T, un libro stampato su carta, tra l'altro di grandissima qualità, con una, devo dire, formattazione veramente, con un'impaginazione, visto che non siamo su internet, veramente spettacolare, che ci riepiloga tutte le funzionalità principali di questo dispositivo. Molto bello, me lo sfoglierò con enorme piacere, al contrario dei soliti manuali. Never Settle, This is the OnePlus 7T. È il culmine del nostro design, ingegnerizzazione, sforzi, è realizzato per quelli che, come noi, cercano sempre il meglio del meglio. Vediamo cosa c'è qua sotto, un altro piccolo scomparto, e all'interno questa direi che è un'agenda, ma non uscirà mai neanche a pagarla oro. Niente, l'hanno veramente incastrata perfettamente, la tirerò fuori dopo. Tiro fuori questo, che invece è sicuramente lo smartphone, e sotto abbiamo anche queste che sono, dovrebbero essere le nuove cuffie in una versione rivista, in una colorazione rivista, ovvero quella olive green, ma sono sempre le OnePlus Bullets Wireless 2, ovvero quelle che avevamo già visto. Qua dentro troveremo invece ragionevolmente lo smartphone, con tanto di linguetta per strappare questo. E questa, amici miei, è una chicca molto molto Apple, e se questa tra l'altro fosse la confezione finale degli utenti sarebbe veramente bellissima. Tra l'altro è un 8 GB 128, c'è tutta l'etichetta, mi fa pensare che questa sia appunto proprio la confezione finale che troverete anche voi quando acquisterete, se acquisterete questo smartphone. All'interno abbiamo questa che sarà come sempre la manualistica, un invitation letter. Abbiamo poi lo smartphone, ma lo mettiamo qui da parte per farvi subito salire un po' di hype. Abbiamo la cover trasparente con questo cartoncino che contiene il pin della SIM, il cavo USB-USB-C, purtroppo non è ancora un USB-C-USB-C, scusate, USB-C-USB-C, esatto, invece USB-USB-C. E qui abbiamo l'alimentatore che è sempre quello rapido, in questo caso è un 5V 6A. Ripongo la confezione, non credo che ci siano qua sotto altre sorprese, ma devo sforzarmi di tirare fuori l'agenda per scoprirlo. Eccolo qua, invece le sorprese ci sono, agendina Never Settle, e poi abbiamo cover, e cover, quella rossa in gomma, la mia preferita. Direi che siamo arrivati finalmente al fondo della confezione. Avete visto quindi un unboxing un po' diverso dal solito. Il contenuto della confezione è ovviamente soltanto quello che trovate all'interno di questa confezione rossa, quindi l'alimentatore, la cover e il cavo. Vi faccio vedere questo smartphone che è veramente bellissimo. Mi piace tanto, secondo me il più bel OnePlus forse ad oggi realizzato. Tasto di accensione, switch fisico per le suonerie, un modulo fotografico leggermente sporgente, nero, che ricorda un po' quello di una fotocamera compatta, se così vogliamo. Bilanciere del volume, un po' piccolino ma si preme abbastanza bene. Sopra abbiamo il secondo microfono, il profilo vedete è lucido, blu, mentre invece sul retro abbiamo questa colorazione opaca con questi riflessi blu-azzurri veramente fantastici. Tra l'altro non trattiene molto le impronte, e anche quando lo fa si pulisce con estrema semplicità. Sotto invece abbiamo la porta USB-C, abbiamo il carrellino con la doppia nano SIM ma non la memoria espandibile, l'USB-C è sempre 3.1, e poi abbiamo lo speaker che funziona in congiunzione con quello frontale, che è posizionato qua su vicino alla griglia ed è molto grande così. C'è una pellicola preapplicata, per una volta l'ho lasciata, la levo quasi sempre, ma ormai era arrivato fino a stamattina senza mai levarla, ho detto vabbè, ormai lasciamola anche per la recensione, così ve la faccio vedere. Come tutte le pellicole
piccole, trattiene un po' di più l'impronta rispetto allo schermo sotto, ma la potete levare in ogni momento. Comunque è molto buona, è comunque ovviamente una pellicoletta standard, a me mi si è già graffiata un po' davanti ma non si nota molto. Dimensioni: 160,94, 74,44, 8,13 mm di spessore. In mano si tiene abbastanza bene, è stretto e lungo visto che è in formato 20 noni. Da questo punto di vista poco da dire. Dal punto di vista di design costruttivo, al tatto, al feeling, quando lo si utilizza tutti i giorni, è uno smartphone fantastico, è uno smartphone che veramente sembra di una fascia decisamente più alta. Poi in realtà è un fascia alta, è un top di gamma, ma ha la qualità costruttiva e soprattutto questo retro al tocco migliore di tutti i vari Huawei, Samsung, eccetera, eccetera. 190 grammi, non è impermeabile, sostanzialmente come al solito. In confezione c'è la custodia, potete se volete proteggerlo con quello. Lo metto qui da parte così vi racconto il suo hardware. Abbiamo ora un processore aggiornato, uno Snapdragon 855 Plus, octa-core da 2.96 GHz con GPU Adreno 640 a frequenza più alta, 8 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria interna UFS 3.0, finalmente OnePlus, un solo taglio di memoria, quindi o questo o questo. Connettività LTE fino a 1200 Mbit per secondo, Wi-Fi AC Bluetooth 5.0, c'è l'NFC, c'è lo switch fisico, c'è la porta USB 3.1, il dual SIM, GPS, GLONASS e Galileo e sempre lo sblocco con il volto e lo sblocco con il lettore di impronte digitali ottico frontale. Non è migliorato particolarmente rispetto, bisogna intanto risvegliare lo smartphone, non è migliorato particolarmente rispetto al OnePlus 7 ed è sostanzialmente, secondo me, due errori, ma insomma sostanzialmente nell'uso quotidiano non succede praticamente mai. Secondo me è il miglior lettore ottico in circolazione, non sarà ancora, non è e non sarà probabilmente mai veloce come uno classico, però devo dire fra tutti quegli ottici questo è uno dei più veloci. Una cosa molto bella è la vibrazione migliorata, la si sente per esempio quando si va a muovere lo switch su vibrazione, che è come se desse un piccolo tocco, mentre invece suoneria fa una bella vibrazione corposa come sempre. Non è fortissima, forse un pochino più debole rispetto al passato, questo non lo so, ma sicuramente funziona benissimo. Feedback aptico quando si attivano certe funzioni come questo switch, come per esempio quando si digita sulla tastiera, la vibrazione, il feedback è notevolmente migliorato, si è avvicinato un po' di più a quello del Note, a quello dell'ultimo Mate anche, che avevo provato di recente all'estero, oppure anche di non vorrei dire iPhone perché quello è un po' lo standard, ma insomma è migliorato. E vi parlo di display 6.55 pollici, 1080x2400 pixel, quindi Full HD Plus, 20 noni. Il notch è diventato ancora più piccolo, contiene una fotocamera, lo vedete, disturba veramente sempre meno, anche perché il display è cresciuto in dimensioni, tutto lo smartphone è cresciuto in dimensioni e secondo me questa è un po' la critica che si può fare a questo smartphone, ovvero essere arrivato praticamente alla dimensione di OnePlus 7 Pro e sostanzialmente non aver più dato scelta a chi invece voleva uno smartphone un pochino più compatto. È sempre un Fluid AMOLED, è un HDR10 Plus nel senso come supporto, ma la grande novità è che anche questo smartphone qui, quindi non soltanto un'eventuale versione Pro, supporta il display a 90 Hz, da 60 a 90 Hz. Voi non riuscirete probabilmente a notare la differenza in questa ripresa perché il video è a 60 fps, quindi questi 90 Hz è quasi impossibile riuscire a goderseli attraverso la ripresa, ma è veramente fluidissimo, la morbidezza con cui scorre il sistema è veramente veramente impressionante, molto bene, una cosa estremamente piacevole. Io lo sono tenuto sempre a 90 Hz e le considerazioni che farò sulla batteria alla fine sono sui 90 Hz. Un display che mi è piaciuto in termini di luminosità, se volete dalle impostazioni potete personalizzarlo andando a cambiare l'impostazione tra vivido, naturale o avanzate, dove ci sono tre altri profili avanzati e poi la possibilità di regolarlo a piacimento. Io con vivido, ovvero quello una buona via di mezzo fra l'esagerazione e la naturalezza, mi è piaciuto, mi sono trovato bene. Android già aggiornato ad Android 10 con in questo caso le patch, andiamo qui, di settembre 2019, Oxygen OS 10, un software, devo dire, ragazzi, l'Oxygen OS non c'è molto da dire, funziona alla grandissima.
Applicazioni nascoste qui nel drawer, molto intelligente, anche il feedback qui quando faccio questo gesto, quando arrivo qui fa un toc molto fisico, molto bello. Abbiamo poi qui il nostro spazio dove mettere widget oppure tutte le varie funzioni di OnePlus, c'è la modalità di lettura che si può attivare da quassù, l'ho messa io quassù, c'è una nuova galleria, ci sono le gesture di navigazione che sono quelle di Android 10, quindi swipe prolungato per il multitasking, swipe dall'angolo per attivare l'assistente di Google, che potete anche associare al tasto di accensione se premuto per mezzo secondo, oppure se voi trascinate la home, no, non la home, ma questa linea di applicazioni verso l'alto, potete entrare nel drawer delle applicazioni. C'è la modalità benessere che include anche delle funzionalità per i genitori, eccolo qua, controllo genitori oltre alla modalità benessere. C'è il Game Space, ovvero un softwareino che raccoglie tutti i giochi che avete installato. Hai giocato 0 minuti perché in realtà non ho mai avviato il gioco dal Game Space, quindi non ha tenuto conto, sembrerebbe, del conteggio dei giochi. Non so bene se questo lo faccio sempre, non ci avevo mai fatto caso. Una bella novità, che poi non è una novità perché c'era già sullo smartphone precedente, è la modalità Zen, per cui voi disattivate lo smartphone per tot minuti, non potete usarlo per niente, solo ricevere chiamate o fare foto e vi godete la vita. È una funzione, sembra una stupidaggine, ma l'ho amata perché vi costringete a non guardare il telefono. Magari non vi godrete la vita, magari lavorerete, ma non verrete più distratti dallo smartphone. L'unica considerazione che voglio fare è che questa funzione è aggiuntiva alla modalità non disturbare, ma soprattutto è aggiuntiva anche alla modalità niente distrazioni, che è arrivata con Android 10, in cui voi scegliete le applicazioni che vi molestano di più, per esempio queste, che sono sicuramente le applicazioni che vi molestano di più, voi premete attiva ora e queste app non vi notificheranno più. Sono 3 livelli di non disturbare, tra virgolette, che però, non lo so, ecco, forse si potevano raggruppare tutti in un menu e poi gestirlo di conseguenza. Dalle impostazioni ci sono anche qualche piccola chicca per poter poi andare a modificare l'alert slider, quindi silenzioso, vibrazione e suoneria, come già sulle versioni precedenti ci sono un paio di opzioni. Gesti rapidi, l'assistente come vi dicevo, doppio clic per aprire la fotocamera e in sistema abbiamo ancora il RAM boost qua sotto e poi invece in utilità abbiamo le app parallele, l'app locker, l'OnePlus Switch per trasferire i file dal modello precedente, la via veloce per lanciare applicazioni rapidamente tenendo premuto dove avete premuto per il lettore di impronte digitali. Vi parlo di fotocamere, ci sono stati degli aggiornamenti, non in senso assoluto per OnePlus, ma per la famiglia non Pro. Infatti sono 3 fotocamere, non più 2, non c'è più quella del bokeh, perché? Perché c'è una 40 megapixel f1.6 stabilizzata otticamente e una 16 megapixel f2.2 grandangolare, queste provengono dal OnePlus 7 Pro, e poi c'è una zoom 2x 12 megapixel f2.2 e un doppio LED flash. Vado ad avviare la fotocamera e l'applicazione è lievemente ridisegnata per supportare tutte queste funzioni. Qui c'è lo zoom classico, se tenete premuto c'è la ghiera per switchare fra le varie fotocamere, c'è un piccolo gap ma non è così importante, devo dire, è abbastanza ben gestito, oppure più classicamente potete fare un tap, scusate ho sbagliato, e andare alla grandangolare e allo zoom 2x. Un'altra novità è questa, è la super macro in cui dovete mettervi fra i 2,5 cm e gli 8 cm per il fuoco fisso. Guardate la polvere di questo androidino che non si riesce neanche a notare per caso. Voi fate la foto e lo dovete fare in modalità manuale. Non è semplicissimo fare queste foto. È una funzione in più però, come al solito, se la volete usare bene. Video, ritratto, Night Sight che adesso tra l'altro supporta anche la grandangolare, anche se ho notato che è una funzione aggiunta anche sul OnePlus 7 Pro con l'aggiornamento che è arrivato l'altro giorno, quindi va bene, non è una novità assoluta di questo smartphone. Ritratto, anche qui non solo più zoomato ma anche con un campo un po' più ampio, meno male. E trascinando così avete anche tutte le altre opzioni, fra cui anche la modalità Pro che vi permette appunto di selezionare tutte le varie opzioni e anche di scattare
in RAW o di sfruttare l'intero sensore da 48 megapixel, perché altrimenti quando voi scattate in modalità automatica scattate foto a 12 megapixel che interpolano l'immagine. La frontale è una 16 megapixel f2.0, slow motion a 960 fps, c'è un video editor, ma soprattutto se andiamo nei video si possono fare video fino ai 4K 60 fps, non sono stabilissimi, sono però abbastanza buoni. 4K, purtroppo, anche 1080, 30 o 60 fps, purtroppo messi sul computer VLC dà un po' di matto con i colori, quindi devono avere un profilo un po' strano. Sono sempre in H264, ma hanno un profilo un po' strano. Sul telefono si vedono bene, sui programmi di editing si vedono bene, su QuickTime, per esempio, e VLC, sul Mac ho avuto qualche problema. Questa è una nuova funzionalità, che è una nuova modalità di cui in realtà non ricordo il nome. Vediamo se... Tadan! Niente, si è chiusa. Vediamo se mi ricorda lui il nome, se tengo premuto sopra. No, non me lo ricorda. Comunque è una, ecco, super stabile, modalità super stabile. Sì, io mi ricordavo ultra stabilizzazione, ma non è ultra, è super, va bene lo stesso. In cui si passa al Full HD, infatti vedete che qui non è più possibile scegliere il 4K, ma scende in automatico al Full HD, e i video vengono più stabili. E guardatevi la video demo, perché la stabilità è notevole, molto buona, ottima oserei dire, anche se non arriva agli ottimi livelli di Samsung o Sony, per esempio, con la stessa modalità, che ognuna ha il suo nome. Nella parte centrale sono un po' tremolanti, ci si deve lavorare via software. Perché quel tremolio centrale onestamente sciupa un po' la ripresa totale, insomma sciupa un po' l'ensemble dell'immagine, e insomma saranno anche super stabili, ma se poi non sono bellissimi che ce ne facciamo? Allora, andiamo nelle foto che ho scattato da questo smartphone, le vedete scorrere qui davanti a me. Sono tutte genericamente molto belle. All'esterno c'è qualcosa che non convince al 100%, per esempio le foto all'esterno sembrano avere dei toni un pochino troppo gialli quando c'è troppo sole, però non sono male, vedrete scorrere anche selfie, foto alla gatta, eccetera eccetera. Quando la luce è un pochino meno, avrete visto comunque anche foto grandangolari, avrete visto anche foto con lo zoom 2x, le riconoscerete perché sono tutte comunque in sequenza uno dopo l'altro. Quando la luce è meno, le foto sono ok, diciamo rimangono un po' alla OnePlus, ovvero buone, molto buone, ma non arrivano per esempio a quelle di Pixel, Samsung, Sony, Huawei, quindi i brand super top che in quella fascia fanno bene. C'è questa fascia intermedia fra il buio totale e, il sole in cui gli smartphone fanno più fatica. Al buio totale c'è la modalità notturna che si chiama Night Sight, che è fatta, pensata specificatamente per i paesaggi, e si vede che ha un buon effetto. Le foto rimangono rumorose, non vi aspettate miracoli, si può usare ora anche col grandangolare, non risolverà al 100%, ma più o meno va bene. Selfie ok, selfie con il selfie flash, quello del display pieno di rumore digitale, quindi ok che l'immagine viene luminosa, ma il rumore digitale sta sempre lì. E dopo aver visto varie foto vi concludo con un paio di super macro. Non sono facilissime da scattare, l'effetto finale non è male, per esempio quello rosso della macchina, si vede il metallizzato della carrozzeria, che è un bel effetto che altrimenti non riuscireste a fare. Audio stereo Dolby Atmos, e per testarlo vado ad aprire Asphalt Legend, che attenzione era rimasto in memoria, perché con questi 8 giga alla fine c'era da aspettarsi. Lo ci ho giocato per riprova, per essere sicuro di ricordarmi l'esperienza, ci ho rigiocato qualche ora fa ed è ancora qui. Alcune applicazioni come Shadowgun Legends ovviamente fanno la bandina nera qui, c'è una piccola curvatura sul display che comunque ovviamente è diversa da quella dall'altra parte. Altri come YouTube invece vanno full screen e rimane solo il noccettino audio. Audio nella media, non sorprendente, non esageratamente superiore alla concorrenza, ma non mi ha deluso, l'ho usato per vedere vari video a colazione, a pranzo, anche in mobilità, e assolutamente non ho molto da dire. Ricordatevi che non c'è il jack audio, supporto il Dolby Atmos però. Fluidissimo, neanche mezzo frame perso. Dai, forza. Ok,
veramente neanche un frame perso. Ora vediamo quando arriva qualche nemico a cui sparare se la situazione rimane immutata. Un mezzo frame l'ho perso, ma purtroppo è una cosa comune. Comunque ottimo dispositivo per giocare, tende appena appena a scaldicchiare, ma proprio un minimo, diventa poco più di tiepido. Da questo punto di vista un buon dispositivo per giocare. Quali non sono buoni dispositivi per giocare? Beh, anche questa è una domanda girata al contrario, che non è una cattiva domanda. Telefonata di prova, l'assalto, ma vi racconto molto bene tutto il comparto di connettività. Ovviamente non è 5G, di questo smartphone non sembra essere prevista una versione 5G, che comunque anche l'altra versione, anche l'altro OnePlus 5G da noi non è arrivato comunque. E vi parlo di batteria, che sale ancora una tacchettina, arriva a 3800 mAh. La ricarica rapida adesso dalla Warp Charge 30 a Warp Charge 30T, sempre da 30 watt è, ma è meglio ottimizzata e ricarica la batteria, è stata anche ridisegnata la batteria, 70% in 30 minuti, un risultato fantastico. Si arriva a fine giornata quasi sempre, in praticamente quasi ogni contesto, solo in quello super stress proprio della giornata lavorativa super intensa, in cui praticamente quasi nessuno in realtà riesce ad arrivare, quindi anche lui magari potrebbe avere bisogno di un'altra ricarica, ma una ricarica come questa, così veloce, non sono in tanti a offrirla, e qui veramente si tratta di tempi di ricarica rapidissimi e l'alimentatore rapido è disponibile in carica. Tra l'altro una cosa che mi piace è che è possibile attivare il risparmio energetico e far sì che questo si disattivi quando la carica della batteria è completa. Siamo arrivati sostanzialmente alla fine della recensione di questo OnePlus 7T, che è migliorato nella batteria, o comunque nel complesso nella parte di carica e batteria. È migliorato il suo hardware, ovviamente il software è aggiornato, ma quello vabbè lo è anche dei modelli precedenti. Ha un display ora a 90 Hz, che è veramente fighissimo. Ha le fotocamere di OnePlus 7 Pro a grandi linee, quindi è migliorato in quel comparto. Purtroppo non so dirvi il prezzo. Nel momento in cui registro questa recensione, per la prima volta non conosco il prezzo. Questa è una cosa molto antipatica, a cui devo dire OnePlus purtroppo mi ha costretto. Secondo me le aziende non dovrebbero, cioè, se possiamo recensire in anticipo il telefono, dovremmo sapere quantomeno il prezzo per dare un parere definitivo. Facciamo così, quindi, questa è quello che è la conclusione a cui sono giunto. Facciamo finta che costi come la partenza dell'anno scorso, anzi di inizio anno, quindi 559 euro, come il 6128 di inizio anno. È però possibile che avendo 8128 questo possa essere usato, tra virgolette, come pretesto per alzare ancora un po' il prezzo. Per quel prezzo lì, è il OnePlus che ci voleva, l'aggiornamento semestrale che ci voleva. Tutti i piccoli punti sono stati toccati, se avete il 7 non importa passare al 7T, altrimenti può essere un salto interessante, anche perché il dispositivo è, secondo me, bellissimo, uno dei più belli dell'ultimo anno, o quantomeno degli ultimi mesi. Se il prezzo fosse un po' più alto, potrei magari ritoccare alcuni punti, alcuni voti sulla recensione scritta sul sito, quindi andate sul sito androidworld.it, perché nel momento in cui scopriremo tutti insieme il prezzo di questo dispositivo, eventualmente correggerò un po' di valutazioni su esso. Per questa recensione è tutto, tra l'altro fighissimo, lo devo dire, questo blocco schermo animato. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.